Con Vincino ed Emanuele Di Liberto parliamo anzitutto di satira e di libertà di espressione e di informazione in un periodo in cui, secondo alcuni, questa libertà è messa a repentaglio. Nei prossimi giorni ci sarà una grande manifestazione nazionale. Quando, questo, pericolo di, limitazione della libertà di espressione, si verifica, la satira è sempre una delle prime a rischiare. Che ruolo ha la satira oggi nel nostro paese se, secondo voi c'è davvero un rischio di libertà di espressione in questo momento nel nostro paese? Secondo me no, ancora no, poi può anche essere che più avanti ci saranno, ancora no. E in questo momento la satira è quella che può raccontare meglio tutte le crisi sia esterne che interne. No. È un momento di grandissimo lavoro e di, certamente poi c'è bisogno di essere coraggiosi nel proprio lavoro, non, come dire, non censurarsi mai, ecco, andare sempre spietatamente sia nelle cose piccole sia nelle cose grandi, no? Impetuosamente. Anche io credo anch'io che non ci sia proprio un rischio di, diciamo, di non possibilità di informare, anche se penso che sia più la volontà di uno che la volontà di tutto un... penso che sia più la volontà di una persona, sappiamo quale, e che per accondiscendenza gli altri si uniscono, ma non credo che sia proprio un progetto, che ci sia un progetto in questo senso, sin quando insomma, il tipo starà... al comando, perciò la satira continua a fare quello che ha sempre fatto, cioè viene dalla testa dei singoli, e se hanno testa libera la satira sarà libera, se no no, sarà allineata come tutte le altre cose. Tornate, in Sicilia con, questa vostra collaborazione con il periodico S, col mensile S. Perché questa scelta di tornare a parlare di Sicilia attraverso i vostri disegni? Uno va bene perché io ho cominciato a disegnare al giornale L'Ora di Palermo, no? E trovo che ho cominciato a disegnare al giornale L'Ora, ho cominciato a disegnare cose di mafia con il giornale L'Ora, ho cominciato a disegnare il Consiglio Comunale all'epoca in cui era sindaco Ciancimino e andavo là a disegnare, no? E penso che questo sia un periodo forse ancora più disastrato di quello là come sindaco Ciancimino per il comune di Palermo. Penso che sia una situazione così in disfacimento, no? Una situazione così che io, per dire, se fossi il sindaco mi vergognerei di prendere lo stipendio. Una città così mal governata come Palermo c'è un enorme bisogno di tornare a disegnare, disegnare molto, disegnare della città, ecco qua. Sono felice di avere l'occasione di disegnare con un giornale fatto a Palermo. Per me, sì, anche, per me è veramente anche un fatto un po' sentimentale che mi è scattato. Io non sono tornato a Palermo adesso, sono tornato da qualche anno. E siccome anch'io ho dei trascorsi simili a quelli di Vincino, i miei primi lavori li ho fatti al Giornale L'Ora, al Giornale di Sicilia, eccetera, e mi è tornato questo, come dire, questo input, questa voglia di disegnare un po' in città, anche perché poi, siccome sono un frequentatore della città abitandoci, beh, veramente è sconsolante alle volte vedere in che stato è ridotta la città. Questo è quanto. Un'ultima domanda secca, ma oggi fa più ridere la satira o la politica? Noi ci proviamo, noi della satira ci proviamo a tentare di far più ridere la politica, cioè è una bella lotta ogni giorno, no? Vabbè che come dire, quando le persone stanno diventando isteriche, allora la satira riesce sempre a avere sempre essere lucida, ecco. Anche perché non deve governare, deve solo raccontare. Poi. Quando la satira governa, è forse una situazione simile a quella, terribile, disastro. Anch'io d'accordo, io mi ricordo che c'era una specie di rubrichetta, non so se fosse sulla Domenica del Corriere, che diceva quando la realtà supera la fantasia, non so, ve la ricordate, non so su che giornale è, beh, se, su, su, Corriere, della, sul, sulla Domenica del Domenica del Corriere, Corriere. sulla Domenica del Corriere, siamo lì.